Matteo Rivolta, che significa essere campione del mondo a 30 anni? Ma non lo so, onestamente era un qualcosa che, proprio perché magari sono un atleta più maturo, è qualcosa che non mi aspettavo, perché comunque è stata sicuramente una bella battaglia, una bella lotta, però ero fiducioso sul fatto di potermi giocare questo titolo, perché venivo qua comunque con una prestazione che mi permetteva di pensarlo. Poi, ripeto, mi è piaciuto molto il fatto di poter competere con, diciamo, posso considerarlo sì un grande amico come Chad Leclos, l'ho sempre visto come secondo me uno degli, forse l'atleta più talentuoso della mia generazione, io penso che lo sia senza dubbio, e il fatto di avergli messo la mano davanti per la prima volta nella vita è qualcosa di significativo, quindi sono contento. Poi tecnicamente la prestazione la dovrò analizzare ancora con Marco, ma sono felice anche per il lavoro che è stato fatto dal mio team e dal supporto che non è mai mancato da parte dei miei genitori e dei miei affetti, quindi è una vittoria che ho conseguito, ma che mi sento di condividere con gli altri. Anche con la fidanzata? La fidanzata che non c'è, quindi lo condivido con i miei affetti. Senti, mentre gli altri preparavano Tokyo, tu pensavi addirittura al ritiro, hai detto prima, che effetto fa essere tornato così competitivo, vincente, laureato, non dimentichiamolo, e così felice in un team veramente stupendo? Il significato è che io, come ho detto, diciamo che la mia carriera è stata caratterizzata da moltissimi bassi e qualche picco, e il significato è che sembra un qualcosa che non è retorica, il fatto di comunque di dover continuare a crederci, perché bisogna crederci però facendo le scelte giuste, perché comunque le cose non arrivano mai per caso. Se qualcosa non funziona bisogna capirne il motivo e cercare di trovare una soluzione, perché non arrivano mai da sole, quindi una parte del merito me la prendo anche. Ultima domanda, quanto ti carica allenarti con Martinelli? Ma sicuramente è stata una spinta importante, perché non si smette mai di imparare, nonostante io sia decisamente più adulto rispetto a lui, si impara anche dai ragazzi più giovani, perché spesso ci si dimentica come cosa vuol dire gareggiare con una leggerezza che sia 20 anni, quindi